Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 15 della nostra partita con la Persia rivoluzionaria in Europa Universalis 4. Mancano 10 anni alla fine del gioco, ormai abbiamo conquistato tutto quello che si poteva conquistare. Ora dobbiamo solo compiere una missione che è quella di ridare questi territori all'Italia. Ci sono guerre interessanti qui. Lei sta perdendo contro il Commonwealth perché è alleata con la Russia che sta perdendo la guerra, anche se... Ma oddio, sì, probabilmente vincerà il... Stanno combattendo nei nostri territori, tra le altre cose, bellissimo. Comunque l'idea è quella di attaccare l'Italia, la Bavaria e finire questa parte, perché è brutta da vedere. Qua potremmo decidere di fare la stessa cosa quando attaccheremo la Francia, anche perché alla Francia dobbiamo andare a rubare assolutamente l'Australia, ma ormai la guerra dura un poco, però siamo overestesi sempre tanto, quindi bisogna un attimo vedere il da farsi. E magari riusciamo pure a indurre la Francia a colonizzare qui, devo vedere se è possibile. L'idea era quella di vendere questa provincia alla Francia, così confina con questi territori e può fare le colonie, però magari è un po' troppo lunga la faccenda. Non confinavo io con questi, o forse sì, avrei potuto farlo effettivamente, perché noi comunque abbiamo un po' colonizzato, perché prima di prendere l'ultima idea diplomatica abbiamo preso per un attimo le idee esplorative e abbiamo fatto le colonie qua, giusto per avere, non avere i buchi che sono brutti da vedere. Nello scorso episodio comunque abbiamo annesso tutti i nostri vassalli. Adesso abbiamo il nome scritto più grande dei russi. Abbiamo appena trovato un'altra canzone di quelle che non vogliamo più ascoltare, Esther Front. Addio canzoni cinesi. Perfetto. E basta, dai, togliamo la pausa. Tu hai deciso il momento sbagliato di essere al mondo. Vai. Vai. Datemi il mio sovrano. Così crepa. Legalismo. Adesso andiamo a sistemare. Calma. Ok, e tu vai qui. Non ho altre barche per andare qua subito, quindi aspettiamo un momento. Comunque, ovviamente... Ah, questa qua è una provincia sola, tra l'altro. Bene, 1, 2, 3, 4. Pensavo fossero due, visto che c'era il fiume, invece no. Vediamo se basta annettere queste. Qua quello che stiamo prendendo sono tutte le navi, le flotte piccole che hanno fatto i vassalli che ho annesso, che ovviamente ragazzi in questa fase la flotta non la guardo più e non sto a guardare quelle piccoline, di conseguenza perdiamo qualche nave, ma tipo questa ora perderemo 4 navi, ma a noi non interessa. Uff. Cioè non sono completamente ininfluenti. Attenzione! Attenzione, che Kebab rimosso non è in grado di proteggere i propri confini. E invece sì, grande Kebab rimosso. Allora, aspetta, tu vai qui, perfetto, ci viene pure incontro. Allora, Ragona, tu sei garantito da Francia e Provenza. Provenza che è alleata con me. Alleato col Portogallo. Cioè, fischia, per attaccare Aragona devo attaccare mezzo pianeta? Va bene. Allora, Portogallo. A te voglio prendere sta roba, quindi portiamo giù questo. Alla Francia. Vorrei conquistare sta roba, quindi mi sa che il piano è andato. Dai, mi sono rotto le balle. È un piano che non ha senso. Quindi facciamo il core qui e basta. Bene. Non c'è la spunta core fatti, che in realtà non è che molta gente gioca così. Problema è che questi probabilmente sono ancora core da fare. Anche questo è animista. Quindi è un po' un bordello. Facciamo per gruppi religiosi. Facciamo Vienna, Vienna sciita. E basta. Quindi Francia, Portogallo, Provenza. Mica, che guerra viene fuori. Io volevo fare una conquista tranquilla.
Poi Francia è alleata solo con colonie. Questa è alleata solo con me e garantisce l'indipendenza di Aragona. A questo punto mi conviene fare delle guerre separate, cioè è inutile che per attaccare questo sono in guerra col pianeta Terra. Anche perché se sono in guerra con la Francia, comunque c'è la questione qua, Castiglian-Perù e batte la pesca. Allora, qua posso conquistare ancora qualcosa. E poi dobbiamo conquistare tutto quello che è nella zona argentina. Tre colonie dobbiamo andare a fottere i francesi. Potremmo attaccare i francesi con la Provenza. Non vieni? Come mai? Vabbè, non avevi favore, ok? Ma se faccio così, neanche quello. Multiple War. E comunque non verresti. Will destabilize le battaglie pescare. Allora, siamo con qui. Con qui. Siamo così. Il Commonwealth viene perché è il difensore della fede cattolica. Sei in mezzo alle balle, Commonwealth. Cioè, fatelo dire. A meno che io, Russia, Italy. Ah, ok. C'è un metodo per. Allora, dobbiamo finire questa guerra. Accetti la full annexion, bene. Finita. E questo è uno. Cioè, era il primo punto del piano. Poi, per non far entrare il Commonwealth in guerra con assieme alla Francia, devo stare dalla parte del Commonwealth contro Italia e Russia. Quindi ora sono in guerra con la Russia insieme al Commonwealth. Di conseguenza, se dichiaro guerra ora alla Francia, ci sarebbe solo Colonia. Perfetto, Colonia non è un elettore, quindi non ho interesse a chiamarlo dentro. Quindi non ho capito bene come, ma per non entrare in guerra col Commonwealth sono entrato in guerra con la Russia e l'Italia. Bene. Quindi siamo in guerra con questi. Ok. Bene. Adesso. Qua è pieno di francesi. Iniziamo immediatamente a intercettarne qualcuno. Yeah. Poi quanti sono questi? Andiamo a far fuori questi. Bene, se li vuoi prendere, sei accomodato. E tu vieni di qui. Ok, a questo punto, se dovessi attaccare Aragona, che è ovviamente cattolico, dovrebbe entrare in guerra meno gente. Sarebbe entrato in guerra anche il Commonwealth per attaccare Aragona, vi rendete conto? Cioè, sono dei pazzi. Comunque, Italia, io prendo ciò che è mio, questo è mio, quindi spero che il Commonwealth me lo ceda. Tra l'altro le truppe russe sono ingabbiate dentro i miei forti, top. Ora, qui da questa parte purtroppo non ho più i vassalli, quindi devo prendere un po' di truppe e mandarle in attacco a questi schifosi del nord. O qualcosa del genere, insomma. Eccoli un po' gli italiani, aspetta qui. Creiamo un gruppo un pochino più compatto allora. Poi sono in guerra con la Francia, mi sembra di aver capito. Comunque, perché non voglio fare le cose semplici? Non ha senso. Che modo di ragionare è? Allora, qua questo. Qui questo. Qui questo. Abbiamo vinto. Yes, che strano, vero? Andiamo avanti.
Questa è una battaglia difficile. Tech. Finalmente possiamo fare tech diplomatiche. Siamo un pochino rimasti indietro, eh? Giusto un pochettino. Comunque, qualcuno qua invade? Tipo tu? Grazie. E da questa parte a posto, Sudafrica, sei Sud America. Perfetto. Cosa mi proponi di fare ricorso? Non posso. Qua in Francia va bene, qua in Italia fermo lì, che è pericolosissimo. Ah, mi ha dato questa, bene. E qui io sono in questa situazione. Vedi lì? Questi sono solo trasporti. Vai dentro a Siracusa. Perfetto. Qua facciamo fuori un po' di russi. Mamma mia, che generale è uscito fuori. 4 d'assedio. National Arrest meno 1. Sì, sempre grande. Qua abbiamo perso con le navi. Non me lo aspettavo. Qua ci hanno stack wipeato un esercito, quanto vedo. Allora, aspetta un attimo che... dobbiamo giocarcela meglio, non pensavo di trovare tutto l'esercito francese in Africa. Come, non so come va la situazione qui in Russia. Quanti sono? Cioè, divisi in... facciamo così. Perfetto. Questo dovrebbe intrappolare un po' di gentaglia. Abbiamo vinto qua. Fastack wipe di quei russi lì. Qua fastack wipe di questi russi qua. Andiamo a fare stack wipe di questi italiani qui. Che non è detto, magari fanno loro stack wipe a me. 90.000 pressioni incazzate. Andiamo a vendicare i nostri fratelli. Nave persa, battaglia vinta. Che era lo stack wipe. Allora, questo mi serve... e sempre qui. Posso passare di lì? Sì. Allora andiamo qua perché in Italia dobbiamo vincere forte. Noi facciamo pace separata e basta. Però mentre siamo in questa guerra, attacchiamo anche Aragona. Che a questo punto dovrebbe comportare molta meno gente. Solo Portopollo. Portopollo è alleato con chi? È garantito dalla Great Britain e alleato con Aragona. Ok, purtroppo no, ma tanto a Portopollo non devo chiedere troppa roba. Quindi teoricamente va bene chiamarlo non belligerante. No, a uno di questi avevo dato un compito molto specifico. E non lo sto portando a termine. Ok, convertiamo cose. Perfetto, ho caricato qualcosa. Cos'è questo evento? Caffè e tabacco. Allora, arrest. Il manpower c'è, quindi a posto. Ok, andiamo qua in Africa. Per la prima volta questa mappa con i puntini colorati sembra essere diventata utile. Dentro, fino di lì. Ottimo. E poi attaccheremo gli inglesi dopo. Qua andiamo a caccia di François. C'è un sacco di François in questa parte. Ecco qui, un altro esercito che mi aiuterà. Qua ce l'abbiamo fatta, non possiamo andare avanti. Questi sono 7 navi da guerra italiane. C'è la Regio Marina. Finiti. Ho capito. Nostra fede. Converti. Yeah. Questo qui e questo qua. Allora, tu. Perfetto. Abbiamo battuto l'esercito aragonese. Allora, Aragona. Ah, non posso fare la pace con te.
Alla Francia cosa possiamo chiedere? Vediamo un attimo. Allora, claim, claim, claim. Concede la plata. Brasil, Australia. E io con questo sarei a posto. Però Brasil a cosa mi interessi, scusa? Brasile 2%. Ah no, pure questo. Perché questo fa parte del Brasile. Giusto? Sì. Quindi la Francia andremo a chiedere questo. Potremmo creare un Perù. Però. French Columbia, cose. No, boh, alla Francia mi basta quello, poi ci prendiamo questo e questo. E siamo a posto. Al Brasile, al Portopollo, dobbiamo chiedere anche questa parte, ora che ci penso. Però non vedo altri puntini, eccoli qui, i puntini francesi. Volevano sfuggirmi. Ok, qua ci siamo. No, sono questo assolutamente le Galapagos. Sono a posto. Facciamo solo Brasile, qua il Perù io lo posso lasciare ai francesi, dai. Brasile ovviamente con la guerra contro l'Inghilterra. Per quella guerra avrò bisogno di costruire delle navi da guerra, tra le altre cose. Comunque questo è il 90%. Quindi siamo a posto. Qua potrei andare qua per completare la provincia, ma no. Basta, l'unico dubbio che ho è andare di qui. E questa è una guerra. Poi ci sarebbe questa parte qua che se faccio full annexion me la ritrovo. E fa parte del Messico però. Quindi avrei solo tre province. Tra l'altro non è neanche abbastanza per fare una colonial nation. Però avrei una colonial nation messicana. Sì, perché la bandiera gialla è del Messico. Quindi teoricamente mi potrebbe servire per dopo. Ok, quindi avremo il Messico ma senza avere Perù e Colombia. Ma quasi quasi. Giusto per andare su e giù. Uno, due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, potremmo farci fino a questo. Quindi questa è la pace con la Francia che dovrebbe essere a posto. Ok, poi con Aragona non possiamo ancora parlare. Col Portopollo, vabbè, dobbiamo prima poter parlare con Aragona. Va bene, intanto qua, pace separata, perché non mi interessa stare in guerra a me. Dobbiamo occupare tutti questi territori. Portopollo, benissimo. Vai di là. E vai di qua. Capitale del Portopollo, dov'è? Che cacchio è sta roba? Ci devo andare fino qui. Cioè neanche se andarci. Allora, Aragona. No, questo non mi interessa. Fammi capire dove sono i territori di Aragona. Solo quelli? Questo chi è? Questa è la Francia. E non ne vedo molti altri. Parliamo solo col Portogallo. Su quello non posso ancora cliccare.
quello, poi queste due isolette fondamentali, queste, e qua in realtà alcune non le posso vedere, ma sono loro, quindi la prossima le fa vedere tutte, forse sono francesi, mi sbaglio. Ok, allora guerra con l'Inghilterra, dicevamo, mi servono di sicuro navi pesanti. Perfetto. Mentre io dalla Russia non voglio proprio niente, cioè zero. Non voglio neanche aiutare. Siamo fuori di qua. Ottimo. Ah, sembra che ci sia stata una rivolta nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Questa guerra qua è quella che sta andando più a rilento. Avanti. Scusate, facciamo così. Questo è un forte. Tu vai qua in carniola, metà va di lì, metà va qua, tu vai in carniola e l'altra metà va in Gorizia. Tu invece vai avanti, ma non preoccuparti, Italia. Prendo per darti dopo. Insomma, è giusto dare la forma corretta alle cose. Qua non so dove ho perso. Spero non contro i francesi. È l'unica guerra che mi preoccupa. No, ma qua sta andando bene. Allora, qua tu vai qui. Poi inseriamo sti cacchi di schifosi. E questi andiamo ad assediare qua. Come va qui invece? Per ora va così. Allora, reclutiamo un esercito qua in Spagna. Bene. Questo non capisco se è la full annessione. No, non lo è. Cioè, quali sono i tuoi territori tuoi? Dobbiamo far pace prima col portopollo, così poi siamo a cavallo. Allora, di qua ci siamo. Non so se mi devo andare ad annettere quelle robe lì o meno. Cioè, col Portogallo quanta roba di guerra ho? 4%, quindi fregatene dei francesi, però mi sono anche stancato di questi. Vieni qua. Dai, andiamo a prenderli. Facciamo così, tu vai qui, tu vai qui e tu vai di qua. Ho visto dei forti abbassati. Perfetto. 47 punti, vuol dire fare un po' di core. Ah, oh, abbiamo un mercante libero. Mercante libero. Allora, in teoria qua la merce dovrebbe andare a nord. Transfer. Dovrebbe andare a nord. Poi da qua bisogna farlo andare ad Aden. Così da Aden torna su. Però da qua non deve andare diretta ad Aden, perché si guadagna di più a fare sto giro. Idem qua. E cose varie. Allora, questo cos'è? Zoom un po' di meno. Un po' di più. Ok, non ce ne sto mandando nessuno. No, ci stai andando tu. Ah, quelli non li avevo mica visti. Boh, vedi qui. Attacca questo, attacca anche tu questo. Tu attacca di lì, tu va di qui, tu vai di lì. Bene, siccome comunque pian pianino sta vincendo, dobbiamo riuscire a far pace con l'Italia prima.
Inflazione va bene. Abbiamo fatto fuori i francesi. Spero qua. Basta. Spero qua. Li abbiamo presi. Top. Allora, tac. Comunque sono davvero troppi ribelli. Se giocare così è stressantissimo, ragazzi, una cosa. Davvero una cosa stressante, ecco, diciamo così. Sta roba? 64. Scusa, se ti chiedessi questo sarebbe la full annessione? No. Cosa manca allora? Gli Hawaii. Ok, allora facciamo la full annessione del Portogallo, dai. Fino alle Bermuda. Chissà se riusciremo mai a fare i core di tutto. Boh. Allora, qua va bene così. Qua ci sono sempre le loro navi, quindi non ci possiamo fare niente. Qua andiamo a sediare tipo Novara, cose. Poi con l'Italia avrò un certo war score, no? O addirittura con la Russia. Con la Russia solo il 5. 46%. Cioè devo completamente... Ah, con l'Italia non posso fare pace separata perché siamo entrambi co-belligeranti, quindi devo fare war score sulla Russia io adesso. Ok. Vede, direi che abbiamo abbastanza distrutto la questione. Così va bene, facciamo un po' di war score sulla Russia allora. Ma non lo so. Boh. Non lo so. Quella che dobbiamo fare di sicuro fuori è il portopollo. Ora mi serve che queste navi da guerra, da trasporto mi portino queste truppe qua ad invadere le Baleari. Tu converti. E vediamo se questo sta andando nella direzione corretta. Preciso. Quindi la merce da qua fa il suo giro miracolante. 500 ducati. Guadagniamo più di 1000 ducati dal trade. Se solo con questo mercante qua è cambiato già tantissimo. Ovviamente con l'annessione dell'Indonesia ancora di più. Comunque, sì, è vero, c'era il problema della difensore della fede. Non so come fare. Non capisco Aragona dove abbia le province. A Savoia! A Savoia! Ecco il problema. Ah. A Savoia. Mi ero completamente dimenticato di questo fatto. Niente, allora chi se ne frega? Cioè, a me interessa semplicemente conquistargli questo.
ad Aragona. Sfruttiamo l'altra guerra per far pace col Portogallo. Anche se non abbiamo il Messico, non me ne frega assolutamente nulla. Bene, allora possiamo magari far pace direttamente con Aragona, dove abbiamo una percentuale del 52% piuttosto che qua del 21%. Dobbiamo andare a prendere la capitale del Portogallo. L'unica cosa è che devo assediare tutto quanto. Però già con la flotta fuori facciamo tre assedi praticamente. Qua ne posso fare qualcuno. Ah, a parte che ci sarebbe questo. Andiamo prima a prendere. Però sono tanti gli assedi in queste zone. Boh, vediamo. C'è da ragionarci su. Dai ragazzi, ci salutiamo qua. Siamo andati avanti poco perché ho fatto delle guerre abbastanza mondiali. Quindi vediamo un po'. Però ormai l'impero ha la sua forma. Ora dobbiamo semplicemente sistemare un paio di colonie in Africa e in Sud America. Qua non ho assolutamente guardato, ma comunque non dipenderà tanto da quello che riusciremo a fare qui, la guerra, ma più che altro da quello che riusciremo a fare in Europa, dove i forti non stanno ancora cadendo, ma quasi. Fatti cadere questi e ne hanno un bel po' di livello 8, eh. E hanno spostato la capitale. No, c'erano sempre a Picardy, dove ora hanno un forte un pochino più grande. Ma adesso possiamo anche sfondare il muro, perché tanto siamo un po' avanti come tech, quindi ce lo possiamo permettere. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.